Olive verdi, olive nere, tanti pinoli, mandorle, alici, acciughe. Presentiamo il nostro meccanico, attenzione. Salve Gianluca, salve, ciao, salve, ciao, salve, salve, ciao, salve, ciao, salve. Gianluca Pro Rider, com'è che era? No, non lo so. Non sei Pro Rider. Il microfono lo metta vicino alla bocca. Aggressivo, attenzione. Vicino alla bocca, ma non. Comunque è un ragazzo tatuato, ma educato. Ma educato. Tatuato, ma educato. Siamo on air. Siamo online, sì, sono due robe diverse, eccetera, eccetera. Però è giusto, eh. Ho 56 anni e mi sto divertendo come 10 anni fa con MTB, forse di più. Perché fare paragoni? Sinceramente penso che i paragoni servono. Servono perché comunque ci porta ad aprire un po' le nostre idee, i nostri orizzonti. Un paragone è... Contrasto uguale creazione. Esatto, oppure caos uguale creazione. Nel senso che tu comunque stia facendo dei paragoni, anche se magari a volte non sono giusti, però costruisci metti, un discorso, esatto, che arriviamo... Metti in campo delle discussioni, delle idee, e tante volte magari vengono fuori... Tanto qui c'è un martello, non so perché... È perché stiamo facendo lo studio, no? Molti sostengono il ciclismo con le bike, che non è lo stesso sport, però sono tutte opinioni che uno poi prende e elabora, e quindi secondo me è importante avere dei paragoni, anche se non sono magari giusti per tanti, o sono giusti per tanti, nessuno sa quello che può succedere da adesso a 4 anni. Possiamo solo prevedere. E magari non ci sarà più l'energia elettrica e si ricomincia a pedalare come era prima. Beh, io non credo che sia che andrà in questo modo, però. Dubito anche io, però altrimenti i telefoni e loro non ci potrebbero ascoltare. Nessuno, infatti, cioè, è tutto un esempio del cavolo. È proprio per manifestare questa cosa, che un paragone può anche essere tra una balena e uno sciatore. Esatto. Poi bisogna anche trovare... Questo paragone comunque vi fa pensare, anche per quanto assurdo sia, il fatto che non ci sarà la corrente elettrica e torneremo tutti con però fa riflettere, soprattutto di questi tempi, direi. Soprattutto di questi tempi. Certo. È veramente una figata. Sì, infatti noi siamo contentissimi quando ci dite che non capiamo niente e sono... Siamo completamente fuori strada, le e-bike sono motorini, eccetera, eccetera. Perché sono... comunque sia, sì, sì, sì. Crea discussione, e quella è la cosa fondamentale. Alla fine la passione che accomuna tutti è la natura. E la natura, tanto la pensi come la pensi. Ma esatto, quella è l'unica cosa che rimane veramente alla così. Alla fine io giro con la moto, abbiamo fatto parecchi post con le moto che abbiamo trovato in giro, ma... Fondamentalmente non è un richiamo o una cattiveria verso il motociclista, è solamente far vedere quello che si trova in giro. Assolutamente, anche perché eravamo noi motociclisti, quindi non è che... Noi eravamo motociclisti prima, adesso siamo ciclisti perché la moto io l'ho venduta. Uguale, idem, ma la filosofia comunque è la stessa, andare in giro... Andare in giro, in montagna, quando trovi... Abbiamo trovato, ci sono certi video che se guardate su YouTube, ci sono gente che viene su dalle piste da enduro a piedi, cioè ma roba che hanno rischiato veramente tanto, loro perché erano a piedi, però nessuno dice che cazzo fai qui. No, esatto, quella è la cosa principale. Fondamentalmente è uno spazio naturale che usiamo tutti, e quello è una figata. Assolutamente sì, e non deve esserci mai. La cosa che almeno per quanto ci riguarda non c'è mai è il discorso di dire questa è roba nostra, questa è roba di chi fa enduro sui bike. Proprio noi veramente, anzi, più siamo meglio è. Abbiamo fatto festival, però comunque abbiamo fatto eventi, gare con motociclisti, la motocavalcata, esatto, eccetera. Sì. Motociclisti con ciclisti. È proprio un discorso a 360 gradi. I percorsi che andiamo a mantenere noi sono usati anche da pedoni, gente a cavallo. Proprio stavo dicendo, l'ultimo video che abbiamo fatto, che è uscito martedì scorso, è un video in cui finiamo in un posto che probabilmente non lo sappiamo perché non siamo del posto, ma ci vanno gente a correre a piedi. Noi chiaramente con le bici, con un manubrio da 80, sì, eccetera, beh, eccetera, non era, però. Non era un granché, però comunque sia, è bello lo stesso, anche perché riguardando quel video mi diverto molto di più che guardare un video
sì, dove giro in una pista che conosco a memoria, eccetera eccetera, sì, per sì, noi questa è la filosofia. Poi ci sono anche lì, anche lì ci saranno sfaccettature, è proprio questo il bello del, esatto, di essere tutti, tutti insieme e parlare di un qualcosa che ci accomuna su, con mezzi diversi. Esatto. Perché alla fine io parlo con un motociclista d'enduro o uno che va a cavallo e uno che va a fare trail running, parliamo dello stesso monte, piuttosto che della stessa fatica, magari fatica messa in modo diverso, perché se uno va a piedi, uno va con le bike, uno va con la bici, uno va con la moto, non è che con la moto non si faccia fatica. Io posso testimoniare che con la moto si fa una fatica dalla Madonna, eppure c'è il gas. Con la bici, con le bike si fa fatica comunque, semplicemente per il fatto che prendiamo strade che per una mountain bike normale è impossibile. Sarebbero impossibili. La mountain bike normale farebbe lo stesso giro che facciamo noi. Non dico che è meglio o peggio, però fa lo stesso giro che facciamo noi, mettendoci 4-5 ore, e noi ce ne mettiamo 2 e mezzo, ma se arriviamo giù un culo così ci siamo, esatto, fatti. Esatto, ma alla fine è la stessa cosa, il concetto è che quindi, a noi veramente, di chi fa più fatica o meno, di chi ritiene che 8 kg... cioè che, chi denigra un altro sport per favorire il proprio, non ce ne frega un cazzo sostanzialmente, no, perché no, noi ci piace proprio lo sport in generale, condivisione e amore per, soprattutto amore per il territorio. Esatto. Perché qui parliamo di un, cioè stiamo parlando di situazioni territoriali, almeno nel nostro mondo, qui nelle Marche, devastate, no? Assolutamente devastate, sì, proprio a livello base siamo. Cioè noi non siamo in Trentino, non siamo su una zona montana, wow, vai a girare su certi posti dove gente si fa un culo così, e ve lo garantisco, con falcetti, con le motoseghe, con le seghe a mano, con col seghetto che ti porti dietro sempre per cercare di pulire, con la zappa, cercare di pulire e mantenere un territorio che non, Frank magari, un territorio che non è assolutamente gestito. Ah, quello no. Per accogliere gente che va o a piedi o in montagna. Cioè qui non ci sono i cartelli, per renderci conto, non ci sono i cartelli. Se avete visto il video se di martedì, vedete il video, esatto, se vedete il video di martedì, cazzo, non ci sono i cartelli. Tu vedi una freccia, dici, esatto, vai giù e dopo muori lì. Esatto. Finisce là. Stiamo parlando di niente, qui sostanzialmente non c'è veramente niente. Che uno può pensare, magari anche il bello della cosa, no? Il fatto che non è sommerso di persone che fanno, che ti trovi la coda mentre fai il sentiero. Esatto. Però a tutto c'è un limite, ok? Sta diventando brutto in certi posti, proprio quel discorso lì, che è pieno di gente. Però d'altra parte uno dice, un minimo, no? Un minimo, neanche un cartello non, ragazzo, si può un fare. Un cartello mi dice perché dove cazzo vado a finire. Siamo lì, andati a fare un giro a Pale, che è una località che turisticamente parlando avrebbe un potenziale enorme. Fonti, cascate, monasteri. Ma ce l'hanno anche. Hanno lavorato bene negli ultimi anni. Loro si sono sviluppati. Il paese di Pale è diventato un piccolo borgo gioiello, ma anche qui dove siamo noi. Dove siamo noi non c'è, voglia che il CAI mette il cartello al posto di quello che abbiamo messo noi. Noi probabilmente siamo molto quasi abusivi, no, come cartelli, perché facciamo in legno, li facciamo, sì, noi. Li facciamo noi, però non ho capito. Io che avrò piantato quello fatto 75 cartelli fatti da me a mano con la fresatrice e poi tolti i cartelli. Da chi non si sa. Non si sa da chi. Il rispetto della natura è territorio. Però ci stiamo perdendo una polemica eccessiva. È troppo, sì. Giusto? Fatto sta che comunque sia, adesso è arrivato Piero. Oh, Pier! Grande Pier! Attenzione, voi conoscete già Pier. Noi tutti conosciamo già Pier. È molto più alto di Stefano. Si sega. Ma è obbligatorio? Dice di sì. Cioè, se no non va proprio la macchina. Se sposti il. Iniziamo in che senso iniziamo? Iniziamo magari parlando di.
Anch'io capirò dove devo andare. Quanto ti devo dare, Robertino? Secondo solo. Guarda a me, non guarda in campo. No, stiamo parlando 100. Di droga. La... Fondamentalmente è un tema che accoglie un po' tutti gli sport, non solo le bike. Soprattutto in inverno. L'importanza di un abbigliamento tecnico adatto rende goduriosa l'uscita. Senza abbigliamento tecnico d'inverno, a parere mio, è quasi impossibile uscire e divertirsi allo stesso tempo. Beh, peni, sì. È un penare, basta, perché c'hai freddo, c'hai caldo, c'hai... Piedi bagnati. Torno bagnato, mani ghiacciate. Non riesco a tenere il freno perché ho le mani ghiacciate. Piedi bagnati, mentre l'acqua. Poi mi vesto troppo, sudo. Dopo 5 minuti. Io personalmente posso dirti che la mia esperienza col freddo è con la Maxi Avalanche del 2019, che abbiamo fatto la qualifica sotto un diluvio di ghiaccio. Non so che cazzo. C'è anche il video che non lo so. A due all'ora non riuscivo veramente a sentire le dita per frenare, è stato devastante. Quindi tutta la vita, quanto invernale, quando fa freddo, maglia termica sotto, l'impermeabile sopra se piove, tutta la vita. Quello che posso dire è che i materiali giusti fanno la differenza. Fanno la differenza, veramente. Costano di più, però si spende, durano anche di più, veramente di meno in prospettiva. Parliamo di Nordahead piuttosto che un negozio come qua. Nordahead, prendi una giacca invernale a 35,99 euro e sappiamo tutti che fa schifo, quando qui la paghi 170 euro. È ovvio che costa 3-4 volte tanto, ma c'è una qualità che dura nell'arco del tempo. Cioè, se io metto questo qui, che è un giubbottino della Fox che è resistente all'acqua, 5.000 colonne d'acqua, con un tessuto antistrappo, lo pago 120 euro, e prendo questo qui che ne costa 200 e passa. 230. È ovvio che sono due prodotti diversi, stessa marca, però questo poi non lo cambio più. Magari questo qui lo vado a cambiare tra due anni. Perché? Perché voglio qualcosa di più, però non perché si è rovinato il giubbotto. Se vado alla Nordahead prendo quello a 40 euro, è ovvio che tra un mese, quando comincia a far freddo e piove, lo viene a comprare quello o questo. È normale. Però non è una guerra contro Nordahead. Assolutamente. E neanche una comparazione tra 200 o 300. Cioè, no, qui parliamo di cose che costano, sì, tutte e due. Ma la domanda interessante è questa, secondo me. A parità di spesa, meglio componenti per la bici, uscire d'inverno, o abbigliamento per testa? Abbigliamento tutta la vita. Cioè, a parità, 1000 euro di abbigliamento, abbigliamento e protezione, tutta o 1000 la euro vita. Di forcella? Abbigliamento. Perché? Perché d'inverno, ripeto, d'inverno, se non esci con l'abbigliamento corretto, te ne torni a casa a metà uscita. Allora, e stai male. Uno ha a disposizione 1000 euro da spendere per l'inverno. Diciamo l'inverno, no? Allora, l'inverno inizia, è la mia passione, a novembre, no? Ah. Passione mountain bike. Io ho 1000 euro. Ok. Boom, cosa faccio? Io, secondo me... Ho la bici. Beh, ho la bici. Se no... Prenderei due gomme. Prima cosa, fondamentale. Metto a posto freni e sospensioni. Quindi revisione e siamo a posto. Maglietta termica. Prima cosa, strato intimo è lo strato più importante che ci sia. È fondamentale. Calzino, fondello e maglia termica. E se non voglio spendere troppo, qualcosa esterno. Esterno, quindi interno e esterno, intimo a pelle, e poi l'esterno che è il guscio. Guscio, punto. Guscio e pantaloni. Poi magari la magliettina, vado contro il negozio, ragazzi. Però la magliettina figa della Fox di 80 euro. Se ho un budget limitato, la evito. Sì, grazie. Prediligo il guscio, che sto caldo. Esatto. Pioggia, acqua, neve e tutto invece quello che è il calore interno del nostro corpo, quindi sudore, che possa essere buttato fuori. Anche qui l'importanza del tessuto. Allora, non è che 39,90 euro ce la prendo una giacca impermeabile. Il problema è che c'ha 5.000 colonne d'acqua e zero di traspirabilità. Questa qui ce n'ha 5.000 e 5.000. Quindi che vuol dire? Che l'acqua me la tiene un determinato tipo d'acqua. Un po' d'acqua. La tiene. Un acquazzone. Via. Un acquazzone. Non è che mi tiene la giornata intera. No, non è quella. Non da è prendere. Quella, ma è questa. Esatto. Che è una cosa diversa. Però traspira. Quindi non è che muoio sotto. Quella del che magari, ok, mi tiene asciutto, ma faccio, sì, il bagno di sudore. Però tiene asciutto anche lì.
tiene asciutto perché scorre via l'acqua, ma se hai al contatto, cioè io metto il mio portafoglio sotto questa giacca, si bagna. Quando sei al contatto passa l'acqua. Questo perché il tessuto è trattato. Perché non è un tessuto impermeabile, ma un trattamento. Ma come questo, come questo qua. Sì, questi hanno dei trattamenti. Hanno dei trattamenti anti-acqua. Però ovviamente questa è a differenza di un giubbino economico. Ha un trattamento che resiste a tot lavaggi, se fatti in maniera corretta. Anche questo, ragazzi, l'importanza dei lavaggi. Perché c'è chi mi mette la roba ancora in asciugatrice tecnica, poi me la fonde, me la brucia e la vuole nuova. La roba tecnica in asciugatrice, no? La roba in asciugatrice tecnica. Sembra brutto così. Per dire, no, poi vai. Comunque, detto questo, se trattato in maniera corretta, un giacchino del genere, 120 euro, quindi spesa super onesta, dura anche 5-6 anni, non è dopo 2 anni. Poi dipende dalle necessità. Comincio a essere un pro rider come me, quindi esce anche sotto le intemperie, neve, pioggia tutto l'anno. Magari vado più su un guscio così. Questo è un guscio che mi permette di uscire tutto l'anno. So al 100% che starò asciutto in qualsiasi condizione esterna. Poi in base a ciò che metto sotto determino anche la temperatura. Quindi io, se dovessi spendere 100 euro in più su un prodotto che mi tiene a caldo asciutto, beh, tutta la vita. Come quest'anno sono uscite le scarpe Northwave, quelle, tante novità quest'anno. Quelle flat per in Gore-Tex, infatti tutti quelli che avevano i pedali flat e che usano i pedali flat avevano comunque i piedi zuppi, sì. Tutto l'anno. Sì. Io da quest'anno sono sicuro di avere i piedi asciutti, finalmente. Siamo tutti dalla dolce famiglia di Kenty. Comunque io sono arrivato adesso, quindi l'argomento qual era? L'argomento lo stavamo un po' trattando prima. Allora, te lo spiego oppure... Ovvio che se esci alle 7:30 che diluvia e vuoi uscire comunque, se vuoi, esatto, e devi avere la roba, è normale. Se vuoi uscire tutto l'anno e parti da zero, ho comprato le bike a luglio, bene, non ho nulla di invernale, minimo un budget da 500-600 euro lo devo prefissare. Parlo scarpe, completo intimo, fondello, maglia termica, guscio esterno, pantaloni a guscio impermeabili e un buon guanto. Però sto a posto. Sì. Però stiamo parlando di un'uscita invernale o tipo quella... che palle. No, invernale. Oppure quella oppure... delle quattro stagioni. Tipo io lassù mi ero bagnato completamente ma mi ero vestito a strati. Ma, però ero zuppo. Parliamo dell'invernale. Ma perché faceva caldo però alla fine. Sì. Non perché abbiamo preso troppa acqua. No, c'era la neve, c'era su in cima, c'era la neve. Il discorso è... Come ci vestiamo è un altro... Beh sì, perché la tecnicità dell'abbigliamento vale tutto l'anno. Però fondamentalmente se ti vesti perché fa un freddo della Madonna, troppo pesante, allora il mio consiglio che do sempre qui in negozio è devi partire che c'è freddo. Punto. Sì, cioè, tu devi avere freddo. Quando parti non puoi star bene, perché se stai bene mentre stai preparando la bici, aspetti quell'altro che si mette... 5 minuti dopo sudi. C'hai caldo, dopo 5-10 minuti muori e ti bagni, quindi parti che c'è freddo, però con le cose giuste. Quando c'è una maglia termica a modo, un guscio ha già quello in mezzo, se riesci ci metti un intercapedile, quindi una maglietta, sì. Quello centrale fa tanto, magliettina fa tanto. Tecnica che poi ti ciostri e poi anche... ci vuole il pantalone in un certo modo e la scarpa in un certo modo, fondamentalmente. Se c'hai però l'intimo termico, l'impermeabile e tutto, il pantalone lungo, tagliamolo. L'intimo tecnico impermeabile non esiste. L'intimo tecnico e l'impermeabile. Ti chiedo scusa, Gianluca. Ok. Il pantalone lungo deve essere antipioggia, quindi può essere pioggia o no? No, può essere dipende. Anche idrorepellente, che è differente dal waterproof. Cioè, per dire, tante volte sono uscito con i Fox, gli Alpha, i Flexair Alpha, che sono una figata, e ci sto uscendo anche da adesso, quindi sono 20 gradi, sudore zero. Ovvio, se diluvia ti bagni. Il pantalone impermeabile purtroppo ancora adesso è meno gestibile. Ma infatti è più selezionato duro, per un'altra fascia di clienti. Cioè, se il pantalone invernale totalmente impermeabile lo acquista chi già va in bici da tempo, chi già ha il pantalone come sì, Flexair Alpha. Comunque, io la domenica esco, punto. Piove, nevica, c'è un metro di fango, esco. Quindi è molto più selettivo come un guscio qua.
infatti quello che volevo dire è l'importanza dell'abbinamento, ok, poi c'è vedere anche ciò che uno va a fare. Ma sì, ma non bisogna, infatti bisogna collocarsi in un determinato tipo di settore, sprecare, bisogna prendere la roba giusta, giusta, certo. Per questo quando rivolgetevi entrano a dei professionisti del settore. Quando entrano nel negozio i clienti, noi cerchiamo comunque di capire prima quello che fa. Beh, le esigenze e quello che fa, assolutamente. Quindi se tu mi dici che vai a fare il giro del lago e la domenica se vedi che è brutto non esco. Non ti do 1.000 euro di abbigliamento. È inutile. Ciao ragazzi, a giovedì prossimo. Ciao. A giovedì ragazzi. No, Fede, che ti stoppa tutto. Che me stoppa? And that was just a taste, little babe.